Il cammino sinodale si concepisce in maniera unitaria, prosegue la tappa dell'anno precedente, la tappa narrativa dove si erano raccolte i suggerimenti che venivano dalle comunità e continua in stretto legame, senza soluzione di continuità, questo percorso. È un percorso che va avanti probabilmente per 5 anni e si concluderà a livello nazionale con una grande assemblea. Nella nostra diocesi, a livello locale e a conclusione di quest'anno, ci sarà un'assemblea come è avvenuto l'anno scorso, conclusiva nel mese di giugno. La conclusione recente del Sinodo dei Vescovi, nella sua edizione strana, che ha visto partecipare anche laici o persone non appartenenti all'Episcopato, questo sinodo sulla sinodalità ci introduce in parallelo, camminando in parallelo alla fase nuova del cammino sinodale della Chiesa italiana. È una fase in cui, dopo aver interpellato il popolo cristiano, la Chiesa ha raccolto le suggestioni che sono state espresse sulla vita stessa della Chiesa, sul modo di vivere la comunione, la partecipazione per la missione. E questa fase che succede a quella narrativa è una fase che viene chiamata sapienziale. Al cuore di questa fase c'è la categoria di discernimento. Che cos'è il discernimento? Il discernimento consiste nel riconoscere, nel valutare e nel decidere quali sono le piste che lo Spirito suggerisce alla Chiesa stessa per percorrere nuovi itinerari, nuovi percorsi rispondenti a questo tempo bisognoso. Nella nostra diocesi questo percorso avrà 2 momenti che si ripeteranno per 4 volte, un momento a livello zonale dove le zone pastorali verranno radunate davanti alla parola di Dio. La contemplazione dell'icona dei discepoli di Emmaus farà da filo conduttore delle 4 tappe che realizzano questo percorso, il percorso di quest'anno. A livello zonale si ascolterà la parola di Dio e ci sarà un confronto secondo il metodo ormai noto della conversazione spirituale. A livello poi parrocchiale, un secondo momento, nei piccoli gruppi, si riporteranno i risultati di questa risonanza e da lì si comincerà una riflessione in assemblea o in piccoli gruppi, che è una riflessione strettamente legata al discernimento. Si considererà il problema della gioventù, o meglio la strada da seguire per coinvolgere di più i giovani, il tema della formazione, il tema della partecipazione, il tema della passione politica. Questi sono i temi che daranno materiale che sarà poi raccolto e mandato alla commissione, al comitato centrale del cammino sinodale. I percorsi che stiamo vivendo sono percorsi che si intrecciano insieme alla visita pastorale del Vescovo, che inizierà in febbraio e si protrarrà accanto a questo cammino. Nell'assemblea parrocchiale ci sarà un incontro che riprenderà quanto è avvenuto a livello zonale. Si inizia con la lettura dei versetti della Lezio. E quanti hanno partecipato alla Lezio sono alcuni che il parroco ha designato per questo,
presenteranno i risultati di questa risonanza. Si presenta poi la simulazione pastorale, cioè il tema, ad esempio per il primo incontro è l'ascolto dei giovani. Questo tema viene affiancato al testo della lettera pastorale dell'arcivescovo, e in assemblea o divisi per gruppi si individuano delle questioni o delle proposte che possano realizzare questo avvicinamento al mondo giovanile. Questo è un esempio. I referenti parrocchiali poi raccoglieranno quanto emerso dalla simulazione pastorale e la consegneranno al vicario zonale.